questa puntata. Feste della Toscana, seduta solenne in nome di Don Milani. Approvata la terza variazione di bilancio, risorse per gli alluvionati. La Toscana è stata il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte. Quest'anno la 24esima festa è dedicata alla memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della nostra regione e del nostro paese, Don Lorenzo Milani. Oggi noi ricordiamo che la Toscana è stata la prima regione al mondo nel 1786 ad abolire la pena di morte e purtroppo ancora oggi quasi 60 stati al mondo utilizzano ancora la pena di morte facendo violenza a chi ha fatto violenza. La Toscana è terra di diritti, la Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Abbiamo voluto oggi che insieme a noi ci fossero il Rabbino Capo, ci fossero l'imam di Firenze, il cardinal Betori, perché la Toscana è una terra del dialogo, è la terra di Giorgio La Pira, la Toscana è una terra che vuole contribuire attraverso il dialogo interreligioso a cercare di costruire le condizioni per la pace nel mondo. È un tempo difficile quello che viviamo. Abbiamo pensato ad un certo punto se farla o non farla questa festa. Lo abbiamo fatto pensando alle vittime del terribile alluvione, a chi ancora ha un'azienda che non si riapre, alle famiglie che sono in difficoltà, però abbiamo pensato di farla per mandare un messaggio forte alle ragazze e ragazzi più giovani, di non voltarsi mai dall'altra parte, di costruire le condizioni per cui ci sia una giustizia sociale più forte, per fare in modo che le parole di Don Milani, quel I care, quel me ne prendo cura, siano alla base del nostro impegno. Un grande onore. Soprattutto perché la festa di quest'anno è dedicata a un grande toscano che è appunto Don Lorenzo Milani. E credo che sia una scelta che fa onore alla Regione, al Consiglio e alla Giunta, perché in questo momento Don Lorenzo Milani è un testimone di questa terra particolarmente attuale. Lo è come prete, lo è come credente, lo è come maestro e lo è soprattutto come critico di quel modello di sviluppo che negli anni 50 e negli anni 60 ha visto convivere una Toscana ricca alla quale lui apparteneva e una Toscana molto povera, sfruttata nelle fabbriche, nelle campagne. Sicuramente dal tempo di Lorenzo Milani molte cose sono cambiate, ma forse dovremmo guardare a questo tempo con l'occhio di Don Lorenzo e vedremo l'aumento delle disuguaglianze, i pochi investimenti nella scuola, nella sanità, nei beni comuni che stavano a lui tanto a cuore e soprattutto una perdita di patriottismo costituzionale. Lui aveva definito la nostra Costituzione quella che aspettiamo da 2000 anni e forse Don Lorenzo Milani oggi ci direbbe di attuarla e non di stravolgerla. Una festa che ha sempre un grande fascino, un valore unico, I care, l'idea di prendersi cura degli altri, di chi soffre e non solo, degli ultimi e non solo, ma soprattutto di farsi carico di tante persone che in questo momento sono in difficoltà. Lo sono nella nostra regione, lo sono nel mondo, la Toscana si deve fare carico di tendere sempre una mano verso gli altri. La Toscana l'ha dimostrato nella propria storia rispettando il valore dell'uomo quanto tale, rispettando il valore della persona in quanto tale e oggi bisogna affermare questi nostri valori e affermarlo con una festa che ricorda la nostra storia e che dimostra che la Toscana può avere un ruolo non soltanto nel contesto nazionale ma anche internazionale dentro i processi di pace e dentro dei processi che devono portare l'umanità a riscoprire una sorta di maggiore rispetto del valore umano della persona quanto tale e questo deve accadere su tutti gli aspetti della vita sociale. L'abbiamo visto in questa settimana rispetto alle questioni che riguardano la violenza contro le donne, l'abbiamo visto nei confronti dei minori, l'abbiamo visto a livello internazionale, la Toscana deve fare, può fare di più. Quest'anno ci siamo trovati tutti insieme nella formula della festa della Toscana, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di Don Milani. Una figura sicuramente che unisce in un periodo della nostra storia che è quanto mai complesso e che ci tramanda degli insegnamenti importanti.
ma che ci ricongiunge idealmente allo stesso illuminismo, in una matrice cristiana identitaria che ci insegna ad avere cura degli altri, I care. Questa è la Toscana che vorremmo che continuasse la tradizione del grande Pietro Leopoldo, una Toscana capace di essere all'avanguardia dei diritti civili e sociali, e siamo, ripeto, particolarmente orgogliosi di essere toscani. La festa della Toscana significa sempre il riconoscimento delle eccellenze, degli aspetti che proprio sul piano dei valori caratterizzano la Toscana, in un mondo che chiede diritti per la persona, chiede che vi sia la valorizzazione della persona umana in tutto il mondo, costellato purtroppo sempre più da guerre, e quindi la questione dei diritti si unisce a quella della pace, e proprio stamani in nome di Don Milani avremo il riferimento a quello che sono i valori che attraverso la pace, l'obiezione di coscienza, il diritto e il riconoscimento a un'educazione per tutti, sono quelli su cui si è conformata una delle regioni che viene considerata fra le più civili del mondo. Don Milani ci lascia oggi quello che io chiamo speranze possibili per i ragazzi che devono continuare ad avere un livello di istruzione adeguata, senza classismo, ma soprattutto le istituzioni, perché se si dice speranze possibili c'è una possibilità concreta che deve essere attuata oggi, e le istituzioni, in primis la Regione Toscana assieme alle istituzioni scolastiche, devono creare quelle sinergie anche con le associazioni, in particolare quelle delle famiglie, per far sì che i ragazzi abbiano il loro futuro oggi e che nessuno rimanga indietro. Voglio esprimere la mia gratitudine alla Regione per aver scelto la figura di Don Milani come figura emblematica di questa festa nel centenario della sua nascita. È una figura, una persona che ha molto da insegnare a noi, sia nella promozione della dimensione umana della persona, della sua dignità attraverso la cultura, attraverso la parola e quindi la cultura. E poi persona che ha spinto sempre la responsabilità verso l'altro. L'I care, che viene ricordato anche nel titolo della festa, dice questo, che nessuno di noi può esonerarsi dal farsi responsabili verso i problemi degli altri, soprattutto dei più umili. Oggi è una giornata molto importante, ricorda la sacralità della vita umana. La Toscana è stata la prima realtà, il primo Stato al mondo di abolire la pena di morte. E oggi, con le guerre che abbiamo nel mondo, Russia, Ucraina, Palestina, Israele e centinaia di guerre del mondo, abbiamo bisogno di sottolineare l'importanza della vita umana. E poi, ricordando anche la nascita di Don Milani, che ha avuto il coraggio di lavorare anche fuori schemi realmente, e abbiamo bisogno oggi tutti quanti del coraggio di lavorare per costruire una vita più importante. I care è quel motto realmente, che vuol dire devo fregarmi dell'altro, devo condividere l'altro, devo mettermi nel panno dell'altro. Oggi abbiamo bisogno di questo. Personalmente, per me e per la comunità che ho l'onore di rappresentare, essere stati chiamati qui a portare un saluto in questo giorno così importante è un grandissimo onore, e partecipiamo perché la comunità ebraica in Toscana ha origini antichissime ed è sempre stata parte integrante del tessuto della società toscana, e quindi noi oggi anche siamo in festa con tutta la Toscana. Poi il tema anche di un'istruzione, di un'educazione che non sia solo appannaggio dei più potenti, ma che sia un elemento di crescita di tutta la società, è un tema che nell'ebraismo è anche un tema fondamentale, quindi anche proprio nel tema scelto di questa giornata ci sentiamo pienamente dentro. Dopo una lunga discussione in aula, il Consiglio regionale ha approvato il pacchetto finanziario composto dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 2023 e gli interventi normativi collegati alla terza variazione del bilancio di previsione 2023-2025. Alcuni emendamenti prevedono 25 milioni per famiglie e imprese colpite dalla recente alluvione.
l'ultima variazione di bilancio prima della fine dell'anno. E quindi a fronte di vari consiglieri di maggioranza, di opposizione, che mi chiedevano di intervenire convertendo risorse che avevano la loro destinazione già prevista da tempo, abbiamo fatto questo sforzo e abbiamo individuato 25 milioni che derivano alcuni dalla rimodulazione di fondi del FES, del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, e si tratta in questo caso di 6 milioni per le imprese, ovvero a fondo perduto, 6 milioni a carico di interessi o oneri su prestiti o mutui. Poi abbiamo una previsione concreta sotto questo aspetto di 7 milioni e 56 che sono specifici per i fondi relativi all'agricoltura, uno per rimediare a quelli che sono dissesti, l'altro che nascono dal fondo di solidarietà, che quindi abbiamo spostato in questo pacchetto di misure. Vi è poi 6 milioni che non sono immediatamente nel bilancio, ma che attraverso diciamo questi emendamenti al DEF noi richiamiamo perché possano essere messi in quello che è un bilancio già in itinere, quello di previsione 2024, che abbiamo portato lunedì in giunta, e sono 6 milioni a fondo perduto per i cittadini. Naturalmente sono risorse che noi possiamo spendere per dopo aver approvato una legge regionale, cui lavoreremo in questo mese, perché noi vogliamo allargare quello che sono questi ristori ai cittadini e alle imprese, non solo a quelle imprese e a quei cittadini che sono stati inseriti nell'ordinanza che mi ha nominato commissario, perché in quel caso io potrei dare ristori solo a chi è stato sgomberato, a chi ha avuto l'abitazione o l'impresa inagibile, a chi ha avuto danni strutturali seri alle proprie, ai propri immobili, che sia impresa o che sia abitazione. In realtà spesso quando io nei numerosissimi sopralluoghi che faccio vedo la famiglia o l'impresa in difficoltà, mi si dice: ma io ho perso tutto, in questo seminterrato c'era tutto, la macchina e la moto sono andate alluvionate e quindi inutilizzabili. Queste tipologie nell'ordinanza in realtà non potevo averle, l'ordinanza fatta dal governo. Ecco la necessità di prevedere con legge regionale poi la capacità di spendere quello che ho detto. Siamo abituati come consiglieri regionali, purtroppo in questa legislatura, a essere spesso presi in giro dal presidente Giani, ma non accettiamo che in questo caso a essere presi in giro siano i cittadini toscani, le imprese toscane, i comuni alluvionati. Anche quest'oggi è venuto in consiglio regionale. Come centrodestra avevamo presentato una serie di emendamenti alla terza variazione di bilancio di un importo circa di 10 milioni, e è venuto in consiglio regionale a dirci: voi ci chiedete 10 milioni, ecco, noi ne mettiamo sul piatto 25 milioni. Eravamo pronti e ci siamo riuniti, abbiamo chiesto anche una sospensione nel ritirare i nostri emendamenti, essendo felici, perché noi eravamo felici del fatto che il governatore e la Regione Toscana avesse trovato 25 milioni di euro a disposizione per famiglie, imprese e comuni alluvionati. Ci siamo riuniti, ci siamo messi a leggere gli emendamenti, abbiamo avuto anche un confronto tecnico e abbiamo scoperto che questi 25 milioni non ci sono. Sono un atto collegato al documento economico finanziario regionale, quindi buoni intenti, un atto politico che avremmo potuto fare anche noi come opposizione, che avrebbe potuto presentare anche il Partito Democratico, ma siamo veramente arrabbiati, indignati che si continui a speculare sulla pelle dei cittadini, delle imprese e delle famiglie alluvionate. Questo non lo permetteremo. Veramente, per quanto mi riguarda, io faccio politica da circa 10 anni e una cosa così non mi era mai successa. Non siamo disposti a far sì che si continui a prendere in giro nessuno, non siamo disposti che si continui a dire, e qui c'ho un altro documento molto interessante che qualcuno ha anche scritto in passato, che non c'erano e non ci sono progetti per quanto riguarda opere canteriabili sul rischio idrogeologico. Ci sono, c'erano, e lui ha fatto esempi come lo Stella, il Bisenzio, il Furba. Ecco, queste sono tutte opere che non è che ho scritto io, che ha scritto la Lega o che ha scritto il centrodestra, ma che arrivano dal distretto dell'Appennino settentrionale,
quindi da chi si occupa di fare cantieri, di opere, di realizzare opere sul rischio idrogeologico, ci sono le opere e ci sono anche i soldi messi a disposizione, ormai da più di 2 anni. Quindi non si può dire che in questa manovra di bilancio non ci sono opere canterabili, non ci sono indirizzi, non ci sono risorse. Perché? Perché non ci sono? Perché la politica e la maggioranza non ha voluto in questo bilancio mettere nessuna risorsa a disposizione dei cittadini e delle imprese toscane. Questo dobbiamo dire oggi. Basta spot, basta annunci sulla pelle dei toscani.